Lo sciopero, questo per far vedere quello che il gestore, come sono retribuiti i 20 euro che hanno. Scatta la grande serrata dei benzinai in tutta Italia, 48 ore di sciopero nelle quali si fermeranno anche i self service. Terzo benzinaio che faccio perché gli altri due hanno finito la benzina, quindi... Anche ad Arezzo, come nel resto della Toscana, i benzinai sono pronti ad incrociare le braccia. Da oggi alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade, le pompe di benzina e gasolio resteranno chiuse per 2 giorni. È stato inevitabile perché abbiamo fatto dei tavoli di incontro con il governo, il quale aveva promesso di scusarsi per quelle diffamazioni che aveva fatto sul nostro conto, importanti a mio avviso, di scaricare a noi la responsabilità di un aumento dei carburanti che è veramente assurdo perché... Come avete visto dal foglio la nostra retribuzione è veramente misera. Restano così distanti le posizioni tra governo e organizzazioni di categoria sul decreto trasparenza sui prezzi dopo i rincari scattati ad inizio anno. Ma decreto trasparenza di che? Cioè, loro il decreto dicono che noi bisogna prendere e mettere un'ulteriore cartellonistica dove con un doppio prezzo facciamo poi anche vedere il prezzo medio nazionale. Ma di che parliamo? Il rialzo della benzina era infatti partito a Capodanno con la fine dello sconto sulle accise introdotto a marzo dell'anno scorso dal governo Draghi. Il costo era così schizzato attorno ai 2 euro. Chiediamo che lo Stato reintervenga sulle accise e faccia un passo indietro e riporti il prezzo a quello che era prima della fine dell'anno. Quindi noi non c'entriamo niente su questa situazione qua. Inevitabili le code prima della serrata. Nelle prossime ore, infatti, fare benzina sarà difficile, ma comunque non impossibile. Ci saranno degli impianti aperti per garantire comunque un servizio.